Quattro anni fa, in una bella domenica di aprile, mi imbatto in un articolo di giornale. Vengo folgorata dall'immagine di una donna arrampicata alla roccia, allo sguardo diretto alla cima e capelli liberi al vento. Intorno a lei uno scenario di montagne mozzafiato. Siamo in Iran e lei è una donna iraniana, capace di aprire nuove vie sulle pareti di roccia. Da quel momento rimango colpita in maniera fatale da questa immagine e decido di voler incontrare questa donna e di andare a conoscere la sua storia da vicino, raccontandola in un documentario. Non so nulla di Iran, se non che c'è un codice di condotta molto ferreo per le donne. Non so molto di arrampicata, quasi nulla. La montagna però è il mio punto fermo. Sento che è una dimensione che mi attrae più di ogni altra cosa. Infatti, la montagna è il luogo delle sfide con se stessi. È una dimensione fatale. È il luogo, capisco, delle domande. E mentre inizio questo viaggio di avvicinamento verso questa donna lontana, rifletto. Le storie che ci vengono raccontate sono al 90% storie realizzate da registi uomini. Le donne registe al mondo sono una minoranza agghiacciante, forse perché la regia sicuramente ha un ruolo apicale e quindi un lavoro dove il soffitto di cristallo rimane sulla testa delle donne. Mi domando se la modalità in cui questa posizione è consolidata, cioè quella del decisionismo, delle idee chiare, sia l'unica modalità, che non ce ne sia un'altra, più interlocutoria, dialogica, che ugualmente sia efficace nel processo creativo. E mentre il mio progetto, da personale, diventa pubblico, viene lanciata una campagna di raccolta fondi che galvanizza gli amici e i sostenitori e mi porta a raggiungere l'obiettivo in breve tempo. Peccato però che le sanzioni americane contro l'Iran colpiscono questo piccolo progetto e i nostri soldi vengono congelati per mesi e non ne sappiamo più nulla, fino a che verranno restituiti a tutti i donatori. Non ci fermiamo però, abbiamo intenzione di andare avanti, dei produttori si uniscono e così iniziamo per la prima parte delle riprese che vengono svolte in Italia, perché il sogno a quel punto è di portare Nasim ad aprire una nuova via sulle Alpi. E così per giorni siamo impegnati in riprese in alta quota che non sono facili, questo è sicuro, però non mi sembrano la parte più difficile del nostro programma. Infatti c'è una montagna nascosta che anche stiamo scalando, che è quella di provare a raccontare la verità di una donna iraniana. Proviene da un paese, Nasim, dove la condotta pubblica delle donne è gestita e organizzata in maniera molto precisa e vincolante. Per cui mi pongo il problema con questo racconto su di lei, un racconto vero, di integrità, di poterla mettere in difficoltà, in pericolo. E questa cosa ci unisce ancora di più, nel senso che si crea una dinamica di fiducia reciproca che ci fa diventare vere compagne di cordata, come in montagna. E sarà appunto quando la raggiungerò in Iran e la seguirò nelle modalità che lei mi permette, mi consente, seguiremo un bassissimo profilo che ci fa partire senza permessi e che fa desistere un certo numero di operatori di ripresa nel seguirmi. Quando poi ci troveremo in Iran, anche l'operatore che è venuto con me a un certo punto mi dà la telecamera in mano e alcune riprese negli spazi pubblici sarò io a farle. Da adesso io mi sento in realtà immune alle difficoltà. Io ho una missione da compiere
e la devo fare anche in breve tempo. Ho lasciato a casa 3 figli e una madre malata e devo arrivare in fondo, senza rinunciare. Infatti, noi donne troviamo sempre molti motivi per rinunciare, motivi validissimi che ci fanno mettere da parte dei progetti molto più personali, ma siamo anche molto brave a conciliare e credo che dobbiamo mettere nell'agenda delle priorità proprio quei progetti che sembrano così poco necessari, ma in verità ci permettono davvero di realizzare noi stessi. E così è nato un film su una donna che vince la paura di cadere dalla montagna e nella lotta con la forza di gravità, dove si sente che porta giù tutti, donne, uomini, poveri, ricchi, allo stesso modo, trova uno spazio di uguaglianza che la vivifica. E così sono arrivata sulla cima di questa montagna con Nasim e ho vinto la paura di non riuscire. Lassù il panorama è bellissimo. I'm not calm. It is also that I feel the danger to feel new. It's not Iran, it's Islamic Republic of Iran. This is the name. Islamic. It means you have to cover even if you are tourist. It's like a seat belt. It doesn't matter if you are rich or poor, man or woman. Gravity pulls everybody down in the same force. People often ask me, why do you put the nail polish? It goes away, but I think they give me a power. The power of the pink. I hammer for my life!